living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's 29, 30, and pole position! Pole position! Pole position! For sure! Leclerc! La Ferrari è tornata! La Ferrari inizia così! La stagione 2022! Problemi, ho la batteria, per quello ricarico, non riesce a ricaricare! Non riesce a ricaricare, è vicino Carlos Sainz! È vicino Carlos Sainz, DRS adesso! Escono dalla 10, 54esimo, dei 57 previsti! Attacca, Carlos Sainz dentro! Carlos Sainz sale in seconda posizione! 1-2 Ferrari! 1-2 Ferrari! 1-2 Ferrari! Sull'ultima curva, anche Yoragi in piedi, che bello! Il predestinato vince il Gran Premio d'Australia! Una prova di forza impressionante, impressionante da parte della Ferrari. Charles Leclerc vince il Gran Premio di Australia. Ma che scena fantastica! Problemi, clamoroso colpo di scena. Così di colpo, Leclerc in radio. Let's go for the fastest lap here. Ce l'hai già, sta lì calmo, ce l'hai già. Andiamo per il giro veloce alla fine. Momento ad altissima tensione. Concede l'esterno George Russell, lo prende di forza Leclerc. Wow. Vado insieme! Dove va Leclerc? Dov'è? Ha chiuso in un modo incredibile. Che staccata gli ha tirato! E gli ha chiuso in faccia subito la porta rossa a George Russell. Super sorpasso di Charles Leclerc. Diretta col commento di Andrea Sibitti. La blocca lì Verstappen prima di fare danni peggiori a 2 minuti dal termine della sessione sarebbe stato disastroso. Ah, non lottare Sergio. E questa Sergio non piacerà. Questa Sergio non piacerà. Problemi per Charles Leclerc. Incredibile colpo di scena. Motore andato, sì, sicuro. In fumo, prende tutta la scia della Red Bull. Dentro Leclerc, allarga leggermente Max Verstappen, Leclerc passa, Leclerc in testa al Gran Premio d'Austria, Conk tira la staccata dentro, va lungo, Fernando Alonso, entra Daniel Ricciardo adesso all'esterno di Esteban Ocon, super Daniel Ricciardo, Verstappen non si fa accogliere impreparato e rimane lì attaccato subito a Lewis Hamilton, è vicinissimo subito ad attaccarlo sul rettilineo Max Verstappen. E vanno insieme in curva 1 con Verstappen all'esterno, chiude il sorpasso mostruoso. Wow, non voglio dire cosa è il problema, ma arriva Perez, problemi, incredibile colpo di scena per il campione del mondo Max Verstappen. Di colpo si sono accese le luci lì, wow. Andava al recupero dell'energia, deve e saltare giù la macchina, anche è saltato giù la macchina, ma la macchina rimane in folle, lui deve saltare giù perché c'è il fuoco, veloci, salta giù, mamma mia, lui aspettava perché teneva il freno, sennò la macchina tornava in pista, e adesso attenzione perché potrebbe essere di nuovo safety car. Sul traguardo Leclerc, 16, 17, pole position!
Pole position! Pole position! Super! Pole position! For sure! Leclerc! Incredibile! Incredibile! Che cosa ha fatto Charles? 1.17! 868! 67 del 71! E dice, non ti puoi immaginare cosa sto facendo su questo. Perché ripeto, il problema è che lui non sa quando... Immagino che non è costante questo problema. Finisce l'arco. E si vede da qua. Si vede, guarda che throttle rimane sempre aperto. Quando è andato in adesso turno va 4, giù. Guarda adesso che rimane al 20% aperto quando va a zero. Guarda anche qua. E rimane aperto. 2.9. Oh, Verstappen! La gira così, regala uno spettacolo al pubblico. La rimette dritta. E va alla 16. E alla 17. Alta tensione questa qualifica. Altissima tensione. Ora è la lotta per la terza posizione, ma c'è anche una lotta per la prima posizione tra Max Verstappen e Charles Leclerc. C'è sofferenza anche per Carlos. Dentro Perez! Contatto! Moccaggio per Sergio Perez!